Apri i miei occhi, Signore. Parlami, Signore, ti ascolto. Cristo è risorto. Buona giornata, carissimi amici. Chiediamo al Signore che parli al nostro cuore anche oggi con la Sua parola. E leggiamo insieme il Vangelo secondo Luca, capitolo 10, dal versetto 13 al 16. In quel tempo Gesù disse: guai a te, Corasin, guai a te, Betsaida, perché se a Tiro e a Sidone fossero avvenuti i prodigi che avvennero in mezzo a voi, già da tempo, vestite di sacco e cosparse di cenere, si sarebbero convertite. Ebbene, nel giudizio, Tiro e Sidone saranno trattate meno duramente di voi. E tu, Cafarnao, sarai forse innalzata fino al cielo? Fino agli inferi precipiterai. Chi ascolta voi, ascolta me. Chi disprezza voi, disprezza me. E chi disprezza me, disprezza colui che mi ha mandato. Amen. Ecco che oggi, cari fratelli e sorelle, abbiamo ascoltato un passo particolare. Da parte di Gesù c'è questa denuncia, potremmo dire, nei confronti di quelle città dove sono stati operati grandi prodigi, grandi segni, grandi guarigioni, ma non sono avvenute conversioni. Non c'è stato un cambio di vita. Tanto che fa anche un paragone. Se a Tiro e a Sidone, noi sappiamo dall'Antico Testamento, città che erano perdute, che vivevano in un atteggiamento opposto a quello che Dio aveva proposto. E dice: se in quelle due città fossero successi, accaduti questi fatti che io ho fatto in mezzo a voi, già da tempo si sarebbero convertiti. Allora Gesù oggi non viene a noi per rimproverarci, attenzione. Guardiamo sempre alla logica di Dio, una logica di amore, una logica di misericordia, dove Dio entra oggi, bussa alla porta del nostro cuore per aprirci gli occhi, dicendoci: guarda che io sono con te, guarda che io non ti ho abbandonato, guarda che io ti seguo. Io sono al tuo fianco, io non ti lascio, io sono il tuo aiuto, io sono la tua forza, io sono la tua guarigione. Questo sta dicendo Gesù. E il cuore di Gesù è il cuore di Dio Padre, un cuore che ama, un cuore che quando ama interviene, guarisce, consola. Attenzione, perché a volte noi confondiamo un intervento o un non intervento, da dire: Dio c'è, mi ama, Dio non c'è, non mi ama. Perché Dio può intervenire anche con la consolazione. Può intervenire nelle nostre vite anche mandando degli amici che ci aiutano, che ci sorreggono, ci sostengono. Oggi il Signore ci dice: io sono con te. Io sono venuto a ricordarti che la mia mano non si è mai allontanata da te, che il tuo nome non è mai stato dimenticato dalla mia memoria. Tu sei sempre nel mio cuore. Che meraviglia sapere che Dio non ci abbandona. Noi non possiamo fuggire da Lui, perché il suo amore è talmente grande per ciascuno di noi che non ci abbandona mai. Allora oggi, carissimi amici, lasciamoci amare da Dio. Lasciamoci incontrare con Dio, perché è con noi, è al nostro fianco, vuole fare cose grandi. Anzi, ha già fatto cose grandi, ma noi spesso, come questi abitanti, siamo ciechi, non vediamo. E se Dio opera, diciamo: oh, che caso, che fortuna, meno male. Quando la sua grazia invece ci ha sostenuto, la sua grazia mi ha sostenuto nel momento della prova. Allora andiamo di fronte a Lui dicendogli: grazie Signore, grazie perché Tu hai fatto di me
una meraviglia stupenda. Grazie perché tu sei al mio fianco. Tu mi ami, tu mi sorreggi, tu mi custodisci in questo giorno. Grazie per le cose che hai fatto nella mia vita, nella mia famiglia. Io ti ringrazio, Signore, e ti chiedo di aprire gli occhi miei affinché io ti veda. Veda quello che hai già fatto, quello che stai facendo nella mia casa, nel mio lavoro, e io ti possa benedire, possa innalzare il tuo nome in tutta la mia vita. A te, Gesù, sia sempre l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Cari fratelli e sorelle, chiediamo oggi con insistenza al Signore, gridiamo a Lui dicendo: apri i miei occhi, Signore. Ecco lo slogan di oggi. Fa che io ti veda, veda la tua presenza viva nella mia vita. Amen. Grazie per avermi accolto. Un caro saluto e un abbraccio da parte mia e della Coinonia Giovanni Battista, Oasi di Biella. A domani, ciao. Carissimi amici, vi invitiamo al corso Preghiera Personale, un corso della nostra comunità dove vogliamo insegnarvi come stare alla presenza di Dio attraverso la Bibbia, il Vangelo, la Sua parola e sperimentare benefici, benedizioni per ciascuno di noi. Vi aspettiamo domenica 8 ottobre a Torino e domenica 5 novembre a Strona. Non mancare, iscriviti per fare questa meravigliosa esperienza.